La processione ha imboccato la via del rientro, quindi sta entrando dalla via. Ah, sta arrivando la processione, la vediamo proprio davanti a noi, ci sono i vigili urbani che già stanno facendo strada, esatto, si stanno aprendo un varco tra la folla. Allora, questo tutto in diretta da Piazza San Pietro. Scusate, la spalle. Nostra postazione, noi ci spostiamo un attimino così i nostri cameraman riescono a riprendere tutto. La protezione civile con i vigili che si fa strada appunto per che il apre? Rientro della processione. Angela, io ti invito a stare vicino, sì, a noi, sì, sennò scusate. Ci accavalliamo con le voci. Allora, tra breve ci sarà anche l'accensione delle luminarie della festa. Della galleria di Piazza San Pietro, la galleria di luci in Piazza San Pietro. Sentite già il movimento, ecco che apre il primo stendardo della processione, che è quello dell'Azione Cattolica Italiana. Con la bandiera dell'Italia appunto in onore e in omaggio anche a questo 150esimo dell'Unità d'Italia. Allora, io spero che le immagini che vi giungono sono delle migliori, la nostra telecamera condotta da Vito. E poi segue, vedete, lo stendardo di San Rocco con i colori rossi e verdi. San Rocco, che dicevamo, è anche una delle feste più importanti dell'estate salentina, legata proprio al ballo della Pizzica Pizzica, con il famoso ballo di Torre Paduli di San Rocco il 15 di agosto. Eccoli qua. Ci sono anche giovanissimi, vedete, che fanno parte della confraternita, continua ancora forte questa tradizione. I confratelli hanno al petto questa conchiglia, vedete, la conchiglia torna anche spesso e volentieri anche negli edifici sacri, nelle nostre chiese, perché è simbolo di bellezza, di perfezione, ma anche di rinascita, che poi è la rinascita alla base, la resurrezione del pensiero cristiano, latino cristiano, quindi ecco ancora qua questa tradizione che la continua. La confraternita di San Luigi, l'abbiamo parlato all'inizio, ricordi, Angela? Sì. Adesso si vedono esattamente, perché prima eravamo coperti dalla gente, adesso però adesso è molto chiara. San Biagio. E noi speriamo dopo la processione di avere il sindaco ospite per una battuta. Lo dovresti fermare al volo mentre passa da noi. È un po' improbabile. Ma questo è a proseguire fino in chiesa a seguire la processione. Credo. San Biagio. Questa è la Madonna del Carmine ormai. La Madonna del Carmine. Dalla divisa Marrò. Marrò e il mantello bianco sono le consorelle della confraternita del Carmine. Passano in questo momento sotto la nostra postazione. Vedete quanto ancora sentite anche le confraternite, no? Quanta partecipazione c'è. Esatto. Questo spirito religioso che ancora rimane nella nostra cultura, cultura popolare. Infatti la cultura salentina si contraddistingue, secondo me, per una commissione tra sacro e profano. Cioè non c'è quasi soluzione di continuità tra le due culture, quella cristiana e quella non questa, cristiana. La confraternita, diciamo, della Madonna di Lourdes. Derivazione della Grecia. Madonna della... Continuano a scorrere le confraternite qui davanti a noi. Ricordiamo, siamo sempre in diretta sul sito galatina2000.it. Grazie a Bitonto TV per il supporto tecnico che ci sta dando appunto per questa messa in onda su streaming, per questo evento eccezionale quest'anno, per la prima volta appunto la processione in diretta dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Galatina. Ed ecco che sopraggiungere la confraternita dell'Addolorata col caratteristico manto nero. Altra, il cuore trafitto di Maria. Altra storica, no? Storica confraternita, è una delle confraternite storiche, tra l'altro proprio all'Addolorata appartiene la famosa statua dell'Addolorata che esce in processione, lo ricordavamo prima, il sabato santo, la mattina del sabato santo all'alba, quindi una caratteristica ancora di Galatina. Processione suggestiva di Galatina che tutti i galatinesi seguono. E non solo. L'ora. E non solo. No, no, si svegliano proprio la mattina presto per partecipare alla processione, perché tra l'altro ha questa coda lunghissima che è anche di 2-3 chilometri, sì, esatto, di gente. Ecco, vedete, passano i confratelli in questo momento, le donne avanti e gli uomini dietro, questo è l'ordine che viene rispettato in tutte le confraternite.
Ricordiamo che nella chiesa della Madonna Addolorata, che è adiacente alla chiesa madre, è stato restaurato da poco. È in corso di restauro l'altare, esatto, e le tele conservate all'interno. Di pregio, perché sono tutte tele del Settecento insieme all'altare. È stata finanziata l'opera insieme anche ad un'altra chiesa molto importante di Galatina, che è la chiesa dei Battenti. Tra l'altro, negli ultimi restauri sono venuti alla luce degli affreschi di cui non si conosceva assolutamente l'esistenza, e quindi dovranno metterli in luce a breve. Dovrebbero inaugurare a breve anche questa chiesa, i famosi flagellanti, ecco. Che andavano anche questi in processione. Anche qui tanta gente in questa confraternita. Il color azzurro. Per fortuna la riscoperta della cultura salentina tramite la musica e la danza ha portato anche al recupero di alcune opere d'arte che fanno parte del nostro patrimonio e che per anni erano state abbandonate, così come c'era stata... Allora, questa di color azzurro è la confraternita dell'Immacolata con l'alto standardo, vedete? Anche a portare è un pregio, è un onore che in pochi hanno a portare il grande standard. Quindi viene scelto di anno in anno chi dovrà poi condurlo in processione. E vedete, i signori hanno appesi al collo l'immagine dell'Immacolata. Sì. Allora, c'è un lungo cordone di pubblico intorno al tragitto della processione. E sta per arrivare in questo momento di San Paolo. Noi la intravediamo, il nostro pubblico, i nostri telespettatori sicuramente già la stanno vedendo arrivare. Molto bella, dicevamo prima, sono i colori tipici di San Paolo, il rosso e il verde. Se voi andate nella Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, dove sono rappresentati Santi Pietro e Paolo, vestono esattamente, pensate, la Basilica ha degli affreschi di epoca medievale, questa statua in cartapesta invece è del Settecento, però i colori rimangono sempre quelli, che andavano a contraddistinguere i diversi santi. E anche lì San Paolo indossa l'abito rosso e il manto verde. Mentre San Pietro è caratterizzato dalla tunica azzurra e il manto giallo. Sono proprio i colori canonici dei Santi Pietro e Paolo. Qui non lo possiamo vedere San Pietro perché è un busto in argento e quindi il metallo non permette. È abbastanza lontano pure, quindi. Sì, ancora. Mi sono associata dopo la leggenda sul furto mancato delle statue. Sì, della sì, abbiamo... San Pietro, sì, avete sì. Raccontato. Che è diventato... pesante come una pietra, no? Il busto argenteo di San Pietro. Sì, e non sono i ladri, non sono riusciti a portarlo via, è rimasto davanti alla porta della chiesa, non è uscito, non sono riusciti a portarlo fuori dalla chiesa. D'argento la statua di San Pietro, d'argento, eh? Sì, sì, signore, infatti lo dicevamo prima, è una statua preziosissima, no? Veniva da Napoli. A proposito di Napoli. I cavalieri dell'ordine di Malta. Salutiamo gli amici di Napoli. Ci stanno seguendo su galatina2000.it. Vedete che belli, guardate, l'Ordine dei Cavalieri di Malta, che sono uno degli ordini storici appartenenti alle crociate. Sul loro manto vedete la classica croce dell'Ordine dei Cavalieri, il manto nero e il manto rosso, il generale dell'ordine, no? Al centro. Sì. E poi cominciano i chirichetti. Si avvicina sempre di più il santo, la statua del santo alla nostra postazione. Il Gran Maestro, scusate, mi è venuto generale dell'Ordine, stavo pensando ai francescani, in questo momento il Gran Maestro dell'Ordine. Ecco qua, e quindi, la statua di San Paolo che è pronta a passare che davanti. Che bella, pensate, questa antica tradizione, l'arte povera per eccellenza che era quella della carta pesta, no? Esatto. Che è tornata nuovamente di moda, se permettete, è tornata nuovamente in auge, e c'erano dei veri e propri artisti della cartapesta. Questa, pensate, ha 3 secoli di storia e sembra quasi marmo o legno intagliato. È vero. Il nostro San Paolo. Anche qui vengono scelti ogni anno coloro che porteranno a spalla la statua del santo. Non è un peso di poco conto. Quindi è proprio una penitenza, una sorta e di devoti, voto. E i devoti dietro la statua che seguono appunto da quando è partita fino al rientro la processione.
E questa è la musica, la banda della Grecia Salentina, associazione musicale di Zollino. Davanti a noi il monaco francescano della Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, che è questa chiesa bellissima medievale gestita fin dal Medioevo dai francescani, e quindi qui c'è uno dei suoi esponenti, ancora convento dei francescani. Poi abbiamo tutti i rappresentanti ecclesiastici di tutte le parrocchie di Galatina. Tutte le chiese e parrocchie galatinesi, appunto. Il mitico Don Fedele. Don Fedele, un'icona ormai, Don Piero. Sera. Ed ecco lì Don Antonio Santoro, viceparroco della chiesa matrice dei Santi Pietro e Paolo, che accompagna il busto del santo in argento, come dicevamo prima. Ora dovrebbe e dietro poi c'è tutta la politica galatinese. Esatto. Dovrebbe accendersi le luminarie. Dovrebbero spegnersi le luci superiori e accendersi solo quelle inferiori, in questo omaggio che si fa a San Pietro e a San Paolo. San Paolo apre la processione, come vedete. Don Antonio veste un piviale piuttosto antico, questo che ha indosso in questo momento il parroco della chiesa matrice ha almeno 2 secoli di storia, stiamo parlando. È di seta con ricami in oro ed era tutto realizzato a mano dalle donne di Galatina in omaggio dei preti galatinesi. Quindi 2 secoli di storia. Quasi 2 secoli di storia indosso il parroco, e poi nel tipico colore della processione di San Pietro e Paolo, che è il rosso. Ok, ora la processione è ferma. È ferma perché stanno aspettando appunto questo effetto speciale della festa. Della festa anche, no? Poi ricordiamo la luce, perché la luce? Perché tanta luce? Perché la luce ha rappresentato sempre nei secoli per la Chiesa la manifestazione di Dio. Le chiese infatti erano orientate ad est. Guardate che bello. Si sono spente. Eccola, un omaggio. Ecco qua, un omaggio bianco, al tricolore, rosso e verde. All'unità d'Italia. 150 anni d'Italia. La folla applaude felice. L'omaggio appunto ai 150 anni dell'Unità d'Italia è stato fatto anche dai Santi Pietro e Paolo. Anche da loro, Angela. Grazie a Don Antonio e al Comitato Festa Patronale di San Pietro e Paolo di Galatina. A noi. Ecco i fuochi. Qua, i fuochi d'artificio in questo momento. Questi sono quelli in misura minore, perché poi la grande batteria di fuochi artificiali l'avremo domani sera alle 2 di notte, esatto. No? E la tradizione è anche qui di Galatina fare i fuochi artificiali di notte. Questo tutto in diretta sul web su galatina2000.it, grazie alla parte tecnica, agli amici di Bitonto TV per la messa in onda. Beh, è bello, è emozionante, Piero, è un po' rivivere la storia. Esatto. No, mi sento... Anche questo poi, sacro e profano, che si incontra continuamente. Anche dall'altro lato, vedi, un'altra batteria di fuochi. E mi sembra che anche nei fuochi ci sia la volontà di rappresentare il tricolore, o sbaglio? Dovrebbe essere sbaglio, bianco, verde e rosso. È bello vedere che comunque continua questo festeggiamento, questa celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Nessuno se ne dimentica e continua ad essere molto, molto sentita. È una cosa che emoziona sempre, almeno me personalmente emoziona tantissimo. Mi fa ritornare bambina quando si preparavano le bandierine bianche, rosse e verdi per il 25 aprile e si andava felice a sventolarle a scuola o durante le Eccoli là, sociali. Vedi, eccoli là, i fuochi. Ma un tripudio quest'anno, eh? Non hanno fatto mai così. Quest'anno, signore, è per l'Unità d'Italia, per il 150esimo dell'Unità. Bene, bene. Ecco, infatti la gente si chiedeva, i fuochi, è la prima volta che avviene questa batteria di fuochi artificiali, e quest'anno proprio per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Guardate che bello, il nostro San Paolo
lì su questo fondo bianco della galleria di luci che porterà poi i santi, li riporterà a casa all'interno della chiesa. Angela. Luci rigorosamente LED. Quindi, in nome della tecnologia moderna, a basso consumo. Beh, è bello non dimenticarsi anche di queste cose, no? Anche durante questi festeggiamenti. Sentite, guardate, eccoli là, le frecce tricolori, guardate. E beh, è stato un omaggio veramente all'Unità d'Italia da parte della città di Galatina, una bella sorpresa per tutti, esatto, immagino. Ci avevano, no? promesso un effetto speciale e questo è avvenuto con mantenuto. Angela. Sono sparano i fuochi dai tetti delle case, tra, esatto, l'altro. Quindi... laterale, sui due laterali della piazza, ovviamente, che partono. La gente applaude contenta. In sequenza, è una, il bianco, è il una festa inverno. A 360 gradi quella di quest'anno. E poi, Piero, diciamolo, tra poco comincerà il concerto dei Calanti. Appena finita la processione si passa dal sacro al cosiddetto profano, profanissimo. Ancora fuochi d'artificio qui in piazza San Pietro. I santi sono sempre fermi. Sono quasi le 10, incredibile, abbiamo cominciato la diretta alle 8:15, siamo già alle 10, il tempo è volato, Piero. Vero, verissimo, Angela. Io spero che anche da casa riescano a percepire la magia di questa serata che stiamo vivendo in piazza. Spero tutti i galatinesi, non solo, in tutte le parti del mondo, a gustarsi questo spettacolo. Notare come la folla si è fermata, le bancarelle sono state abbandonate, i bar sono stati abbandonati, tutti sono in piazza a vedere questi fuochi splendidi e queste luminarie in veramente. Tanti anni non hanno fatto mai una cosa così bella e dobbiamo ringraziare a chi gli è venuta l'idea. Al Comitato Festa di San Pietro e a Don Antonio. Grazie. Don Antonio Santoro. Grazie Don Antonio, bello proprio. Ah, siamo contenti perché immaginavamo fosse la prima volta per te. Bellissima proprio, una cosa mai vista. Ci fa piacere. Bello, bravo. La gente è contentissima. Ci sta tutto, Si sente, ecco, si che sente la folla si sfoga dopo tutta l'emozione. Pubblico. Sì, signora, siamo in diretta sulla televisione. Con la televisione abbiamo avuto il piacere di parlare con chi, signora? Marisa De Lorenzis. Brava signora De Lorenzis, che ci ha aggiornato su quella che è stata la festa patronale a Galatina fino ad oggi e cosa abbiamo avuto di nuovo in questa serata. Guarda, oh, bellissimo, ecco, questa è la nostra festa patronale. Tutte le luminarie hanno riacceso. Adesso, Piero, stanno passando tutta l'amministrazione di Galatina dopo il nostro parroco. Se vogliamo fermarli per due parole, non so se devono andare in chiesa per la benedizione finale. Penso di sì. Quindi magari... li possiamo prenotare per il dopo benedizione. Il dopo festi. Io vorrei anche il parroco dopo, qui vicino a noi, se è possibile. Sì, certo. Non so, francamente, se risulto... Non so se risulto... eccessiva avvicinarlo in questo momento. Basta un cenno. Allora, Don Antonio col cenno del capo ci ha fatto sì, quindi lo vedremo dopo, ci parlerà anche lui di tutta l'organizzazione. Ecco qua, davanti il bel busto reliquiario di San Pietro con la reliquia al centro. Qui abbiamo tutta l'amministrazione comunale che sta partecipando alla festa di San Pietro e Paolo. Però intervista la protezione l'associazione civile. Sì, è la dei poliziotti in pensione con la protezione civile e poi ancora il resto della banda musicale di Zollino, Grecia Salentina. Beh, i devoti ormai si sono... Ecco, no? Sentite? Un omaggio.
alla una bella marcia. Amici veri. Oh, io spero che lo spettacolo che abbiamo offerto ai nostri telespettatori di gradino2000.it sul web sia stato abbastanza chiaro e di loro nitido, e di loro gradimento, perché non ce l'aspettavamo neanche noi questa sorpresa, appunto, dei fuochi e dei LED colorati della festa. A Firenze. Oh, grazie. Bene. Prima volta qui a Galatina. Sì, prima volta. E come mai siete venuti qui a seguire cosa? La processione? Sì, sapevamo c'era questa bellissima festa, allora siamo venuti. E ha deluso le aspettative o le ha potenziate? Per ora è bellissima. Complimenti a tutti i galatinesi, si diceva sì. Ok. Fermatevi perché dopo c'è il concerto. Perfetto, complimenti. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao. Grazie anche agli amici di Firenze che sono qui in visita nel nostro Salento. Grazie alla signora Marisa De Lorenzis. A fuochi i fiorentini non hanno nulla da invitare a nessuno, perché la sera di San Giovanni si scatenano intorno alle 10 di sera, alle 10.30, sul Lungarno sparano i fuochi e sono bellissimi e molto suggestivi. Signora, un'impressione a caldo questa processione quest'anno. Vai, vai. È bellissima pure. Più bella degli altri anni? Sì. Ah sì? E cosa c'è stato di più bello quest'anno? Tutti questi artifici, i fuochi che hanno fatto. Bene, ci fa piacere. Oh, ciao signora, intanto, buona serata. Intanto possiamo ammirare nel suo splendore. Siamo in diretta. Siamo già in diretta. Siamo in diretta. Sì, sì. Possiamo ammirare nel suo splendore tutta la festa, le luminarie, appunto, con i LED accesi. Prima c'era la festa. Sì, scusaci. Stavo ammirando siamo le luci. Un po' ci avviciniamo alla telecamera, giustamente. Allora, prima sì. Erano accese, Angela, solo le luminarie, le luci accese, adesso appunto con il rientro dei Santi sono accese anche i LED centrali con il tricolore. Con il tricolore, esatto. Con il tricolore, tutto adesso, illuminato a festa. Che adesso hanno cambiato nuovamente, vedi, hanno cambiato di nuovo luce. No, no, è sicuramente una serata bellissima e molto sentita. Ringraziamo ancora, avremo, lo dicevamo prima, Don Antonio Santoro che ci parlerà un po' della festa patronale di San Pietro. Ci ha promesso che ci faceva una sorpresa a venire qui in impostazione. Intanto non so se stai notando, si sta creando un nugolo di curiosi, una nuvola, esatto, di curiosi, esatto, intorno alle telecamere, e intorno alla postazione. È un piacere avere questo bagno di folla, ovviamente.